Dunque, oggi vi racconto cosa vuol dire provare a usare dei dati reali, reali veri. Nascosti dietro questa strana sigla, con cui giochiamo un po' oggi in aula e un po' domani in laboratorio, poi saranno anche di spunto per altri esercizi. Cos'è questa sigla un po' astrusa? Lo vediamo subito. È un formato nel quale possono essere rappresentati dei dati relativi ai trasporti. È un formato standard aperto con il quale le varie, questo GTFS, no? Che era qua nel titolo, ma adesso poi ovviamente ci faremo del male ad andare a capire come funziona, attraverso cui le varie agenzie di viaggi, di trasporto pubblico principalmente, trasporto viaggiatori, non necessariamente agenzie pubbliche, possono anche essere agenzie private che però svolgono questo servizio, possono pubblicare le informazioni sui propri servizi, sulle proprie linee, le fermate, gli orari, eccetera, eccetera. Tanto per capirci, quando voi andate su Google Maps e cercate un percorso in città a Torino, il percorso che vi dà è tratto esattamente da questi dati che vedremo oggi. Quindi questo è il modo attraverso cui, ad esempio, la GTT, che è l'Agenzia dei Trasporti Torinese, pubblica i propri dati. Quindi ogni qualvolta che ci sia un aggiornamento sulle linee, sui percorsi, sugli orari, viene aggiornato questo file viene recepito, nel caso specifico, da Google Maps, ma in generale può essere recepito da qualsiasi utilizzatore di questi dati. Quindi noi daremo un'occhiata a questo formato, possiamo avere, diciamo così, in mente la mappa del trasporto urbano, forse anche extraurbano se vogliamo, nel senso che i dati ci sono, di Torino, ma in realtà per poter lavorare ci accorgeremo che questi dati sono mastodontici. Lavoreremo di più su una mappa un pochino più piccola, che è quella del cosiddetto servizio ferroviario metropolitano, che è composto da 7 linee ferroviarie che girano intorno così alla città di Torino, ne attraversano anche una parte centrale. Ma ci arriviamo, nel senso che il formato dei dati è lo stesso, chiaramente qui abbiamo un centinaio di stazioni, qua invece abbiamo parecchie migliaia di fermate degli autobus, quindi la complessità del problema diventa molto più grande. Allora, questo è il tipo di dato, no, che ci interessa. Noi potremmo fare un'operazione artigianale, del tipo prendiamo questa cartina che c'è in tutte le stazioni e ci facciamo a mano un grafo, no? Perché di fatto questa cartina è un grafo. Ci dà con i suoi pallini le varie stazioni e con le connessioni, queste linee, diciamo così, tra le varie stazioni possono essere gli archi tra due stazioni consecutive. Quindi è abbastanza facile, in qualche modo, a mano, costruirsi. Ovviamente noioso, ma facile, costruirsi un grafo che rappresenti le connessioni ferroviarie date da questo sistema di trasporto, l'SFM, tra le varie stazioni. Noi però non vogliamo fare a mano, vogliamo vedere come reperire e analizzare in modo automatico i dati reali forniti dall'agenzia. Domani cambierà la stazione, creerà una nuova linea, come già è successo ad esempio dall'anno scorso quest'anno, quindi mi sono dovuto andare a reimportare i dati freschi, possono cambiare le linee disponibili. E così apprezzeremo anche quanto è in realtà complesso, non tanto la parte statica, le linee, le stazioni, ma quanto la parte dinamica, cioè i trasporti che ci vanno sopra, come vengono rappresentati. Allora, tutto questo passa attraverso l'analisi di quello standard che si chiama GTFS, che era stato inizialmente proposto da Google stessa, dicendo: se volete darmi dei dati, io li tratto all'interno dei miei applicativi di cartografia, fornitemeli in questo formato. E infatti ancora ora il sito, diciamo così, principale sulla documentazione su questo formato GTFS è sotto il dominio Google slash transit. Addirittura in una prima versione la G di GTFS significava proprio Google, GT era Google Transit, no? Invece
Poi per, diciamo così, essere più facilmente accettati e per far sì che questo standard fosse usato anche da altre aziende, diciamo così, in aperta concorrenza con Google, gli hanno cambiato il nome, adesso si chiama General Transit Field Specification. No? La G da Google è diventata General, ovviamente General non vuol dire niente, cioè, un nome non avrei mai messo come titolo, però l'hanno dovuto, diciamo così, ficcare dentro a forza, ma queste, se vogliamo, sono note di, storiche di folklore. Tutto questo lo trovate... Questo è il sito live di Google che ci documenta due formati di file, di rappresentazione dei dati. Il GTFS propriamente detto e il cosiddetto GTFS real time. Qual è la differenza? Che i dati GTFS danno informazioni statiche, cioè l'informazione che tu potresti avere guardando la mappa e gli orari dei mezzi. Tu sai che si presume che il 10 passi a questa fermata alle ore 12:35, nel senso che è stato progettato così l'orario. Poi, come tutti noi sappiamo, gli orari dei passaggi non sempre coincidono con quelli programmati e quindi esiste un altro formato che non andiamo a considerare, non andiamo a studiare, invece che è pensato proprio per fornire le informazioni in tempo reale, cioè non a che ora dovrebbe passare da questa fermata la quinta corsa del 10, ma oggi, adesso, la quinta corsa del 10, dov'è, a che fermata è arrivata e in che istanti di tempo. Chiaro che i primi dati con gli statici cambiano solamente ogni qualvolta vengono modificati gli orari o i percorsi. Questi qui invece in realtà cambiano in continuazione, quindi in realtà dovrebbero essere pubblicati in continuo dalle agenzie e vengono considerati sul momento. Quindi noi non ci occupiamo dei secondi, ci occupiamo solamente dei primi, questi GTFS. Allora, ci sono due filoni che dobbiamo seguire. Uno è capire come sono strutturati questi dati, come sono rappresentati. La risposta è non come ci piacerebbe, e l'altra è, va bene, una volta che ho capito come leggere come leggere i dati, in che formato sono, dove li trovo questi dati. Allora, nel caso specifico nostro, diciamo così, di Torino, c'è un sito tristissimo che si chiama opendata.5t.torino.it, che non è pubblicizzato praticamente da nessuno, /GTFS, e dentro questa cartella ci sono dei file. Se noi proviamo ad andarci qua in questa cartella, no, vedete che un po' tra il triste e il poveretto, ci sono quattro file grezzi che però sono scaricabili, sono relativamente aggiornati, nel senso che guardate, gli ultimi aggiornamenti risalgono a due settimane fa, 29 aprile, cioè 23 marzo, Cuneo, c'è anche Cuneo casualmente, lo stesso aggiornamento al 12 gennaio. Allora, le informazioni sul transito pubblico della città di Torino, torinoit.zip, e del servizio ferroviario metropolitano di Torino barra Piemonte, che è questo SFM Torino IT, li troviamo qua. Già a primo approccio vediamo che questo sull'SFM sono 200k, quello sulla città sono 16 mega, quindi già cominciamo a percepire un po' la differenza, no? di entità, di dimensioni di questi dataset. Qui sono questi due. Poi in realtà, se vi interessa qualche cos'altro, domani vado a Parigi, a Londra, non lo so, voglio vedere se ci sono questi dati, se questi dati sono stati pubblicati, c'è questo sito che si chiama GTFS Data Exchange, che è un sito indipendente, che cerca di raccogliere il link ai vari dataset pubblicati dalle varie agenzie. E in più li storicizza anche, nel senso che li salva, ogni volta che cambiano li salva con una data diversa, per cui se uno vuole può anche, non è comodo da ricercare, un'interfaccia abbastanza, diciamo così, limitata a questo sito, ma tutto sommato archivia copie di questi file.
Io sono andato a scaricare dalla fonte perché casualmente sono venuto a sapere che esisteva questo indirizzo, cioè, non casualmente, era scritto qua sopra e quindi sono andato a scaricare lì direttamente la fonte. Però appunto per altre città in generale il primo punto in cui uno va a cercare dati di transito è questo sito, GTFS Data Exchange, non so se ce l'ho aperto, eccolo qua. Questo sito qua, questa è la home, e ti permette di ricercare, qui ci sono gli ultimi aggiornamenti, poi ti permette di ricercare i dati o per agenzia, o basta, perché c'è un ricerca qua, quindi vai a cercare le agenzie che forniscono dati GTFS, tra l'altro posso vedere tutte le fonti oppure solamente le fonti ufficiali, perché possono esserci dei casi, delle città in cui magari diciamo, l'agenzia ufficialmente non pubblica dati, ma qualcun altro, qualche volontario, si mette con tanta pazienza e li trascrive. Questo non è vietato, no? Volontario oppure non volontario, magari fornisce servizi a valore aggiunto e quindi ha bisogno di questi dati per se stesso e decide di pubblicarli. Quindi qui trovate una lunga lista di agenzie di trasporto che pubblicano in modo diverso, no, i propri dati. Tra cui ci sarà anche in mezzo alla nostra GTT. Allora, vediamo come sono fatte questi dataset. Allora, a primo acchito, se io mi scarico, andiamo a vedere il file, dove è andato, l'ho messo. Se mi scarico il file zip dal sito di qui sopra, quello che trovo, aprendo questo file zip, è una cartella con 10 file. Il cui significato è riassunto qua. Qui ho semplicemente riportato le informazioni che c'erano su questa pagina web sottostante e le ho divise tra file obbligatori, che sono riportati qua in grassetto e con l'attributo required, rispetto ai file opzionali. Allora, qui definiscono una serie di termini, no, con cui dobbiamo familiarizzarci per riuscire poi a usare questi dati. Beh, agency è facile, no? Sono le società di trasporto, le società che erogano servizi. Quindi in un file GTFS posso avere, a questo punto abbiamo già capito che non è un file GTFS, ma un file zip che contiene 10 file TXT. Quello è un pacchetto, no? Diciamo così, un dataset GTFS. Questo dataset può rappresentare i dati di trasporto di una sola agenzia, cioè i miei pullman e ti racconto i miei, oppure di un aggregato di agenzie diverse che in qualche modo concorrono, collaborano sul territorio. Quindi una o più agenzie di transito che forniscono i dati presenti in questo feed, in questo documento. Questo è facile. L'altra facile sono stops, le fermate. Sono i punti in cui i passeggeri possono salire o scendere. Parlando di trasporto pubblico, non sono taxi e quindi puoi salire o scendere solamente in punti ben determinati. Le fermate, nel caso degli autobus o dei tram, le stazioni, nel caso dei treni, i porti, nel caso dei traghetti, e così via. E fin qua è facile, perché sono punti fissi, inchiodati al terreno. Anche se al loro interno, anche queste fermate possono avere una certa struttura, complessità. Immaginate una stazione ferroviaria, tipicamente una stazione ferroviaria comprende in sé sia la fermata dei treni che la fermata degli autobus che ci sta di fronte. Sono due stop diversi, magari gestiti da aziende di trasporto diverse, ma sono nello stesso punto. Allora, dal punto di vista di un software che deve analizzare queste informazioni, è importante sapere che sono collegate. Oppure pensate, non so, al caso di Porta Nuova, dove c'è la stazione ferroviaria, quella della metropolitana e quella degli autobus, tutte collegate tra di loro. Ovviamente io non potrò dire che il treno ferma nella stazione della metropolitana, il treno ferma nella stazione del treno, ma quella del treno è collegata, è posta nello stesso luogo della stazione della metropolitana.
poi vediamo queste informazioni dove sono infilate lì dentro. Quindi anche un'informazione molto semplice, tipo questo è il luogo in cui posso salire o scendere, in realtà nei punti di interscambio la cosa diventa un pochino più complessa. Sul stops, sugli autobus noi in qualche modo siamo abituati, nel senso che ad ogni fermata, già adesso se guardate le paline delle fermate degli autobus c'è un numero univoco. E quando le due fermate sui due lati della strada, ognuna ha un numero diverso, no? Perché la fermata di un verso e la fermata dell'altro sono fermate, stop, da questo punto di vista, distinte tra di loro. Ok, poi ci sono due concetti che sono un po' non complessi, ma richiedono un po' di attenzione per distinguere, sono le route e i trip. Le route sono i percorsi. Cioè quando io dico route, sto dicendo, diciamo, la linea 10 del tram, facendo l'esempio del tram. La linea 10 io la concepisco come una cosa unica, io utente. So che fa un certo percorso e durante la giornata il percorso della linea 10 rimane praticamente lo stesso. Non esattamente lo stesso, ci sono magari degli orari in cui ci sono delle limitazioni, delle fermate che vengono saltate, in certi orari, in certi giorni, però queste sono piccole variazioni. Io la concepisco come, c'è scritto qua nella documentazione, vengono percepiti come un servizio unico, singolo, dal punto di vista dei passeggeri. Così non è, ad esempio, dal punto di vista dei mezzi o dei guidatori. Io dico salgo sul 10. Un attimo, sul 10, su un mezzo ben specifico, guidato da una persona ben specifica, che era partita a una certa ora dal capolinea e poi fa una serie di fermate con una cadenza prevista. Quindi su un percorso, appunto la linea o il percorso, viaggiano le singole corse, che sono rappresentate qua dai trips. Quindi un trip è, cioè questa tabella trips prende tutti i viaggi, le corse, che condividono, che avvengono sulla stessa route, sulla stessa linea. Se noi abbiamo in mente appunto il percorso, i trasporti urbani, potremmo tradurre route come linea e trip come corsa. La prima, la seconda, la terza corsa, quella che parte dal capolinea a una certa ora, no? Che è diverso, un diverso l'una dall'altra, ovviamente. Quindi la route, la linea è costituita da un insieme, da un gruppo di trip, di corse. E una corsa è definita come una sequenza di due o più fermate che avvengono a un determinato istante di tempo specifico. Ok, però questo nel caso dei trasporti locali. Nel caso dei trasporti ferroviari le cose si complicano un pochino, nel senso che le route sono un pochino più obbligate, nel senso che i binari, quelli sono, no? Nel treno. Però magari sugli stessi binari possono viaggiare, cioè viaggiare il treno locale, quello regionale, quello veloce, e quindi in realtà sono servizi diversi, sono route diverse. Quindi non le chiamiamo linee nel caso della ferrovia, perché la linea sarebbe, quando parliamo di linea ferroviaria parliamo del binario fisico, parliamo magari di tipi di treni. Lì in realtà siamo già più abituati a distinguerli, no? Perché mentre nel trasporto pubblico di solito vado in fermata e aspetto il prossimo che passa, non faccio quasi mai attenzione, non pianifico quasi mai i miei spostamenti sull'orario previsto di passaggio, mentre invece sulle ferrovie o sull'extraurbano molto più spesso conosco l'orario di ogni singolo passaggio, di ogni singolo mezzo. Allora, finché parlo di route e di trip, non ho ancora detto a che ora passa. Sto dicendo che percorso fa e quante corse fa al giorno. E poi all'interno di queste corse potrei anche pensare a una certa variabilità di fermate. A che ora passa? Me lo dice un ulteriore livello che è questi stop times. Dice che sono gli orari in cui un veicolo arriva e riparte da un ciascun
specifico individuale stop, cioè ciascuna fermata specifica, per ciascun trip. Quindi la sesta corsa del tram numero 10 ferma davanti al Politecnico alle ore X. Quindi metto insieme la linea, la corsa, la fermata e mi dà il tempo. Il tempo di passaggio dipende da questi quattro fattori. Che linea sto considerando? Sto guardando quando ferma il 10 o quando arriva il 58. Quale corsa della giornata e ovviamente la fermata. Solo la combinazione di questi tre posso dirti l'orario previsto di passaggio. L'orario previsto di passaggio, che come tutti sappiamo, si distingue almeno tra orari feriali e orari festivi. Almeno, poi possono esserci delle variazioni, l'orario notturno, no? Ci sono alcune linee che diventano notturne e quindi cambiano leggermente il percorso, cambiano le fermate. Il giorno straordinario, cioè il 1° novembre, allora le linee che vanno verso, che sono i cimiteri, sono potenziate, quindi cambiano. Quindi c'è un calendario che modifica il cadenzamento normale delle linee. Cioè normalmente un martedì qualunque e un giovedì qualunque altro non hanno motivo per essere diversi, per cui l'orario, i percorsi li dichiaro su base giornaliera. Infatti finora non abbiamo mai parlato di date, abbiamo sempre solo parlato di orario, anzi abbiamo solo parlato citando la tabella stop times, perché prima non parlavamo neppure di orario. Abbiamo per scontato che le linee fossero queste, sulla linea avvenissero certe corse e poi diciamo le corse avvengono in un certo orario. Però le corse che avvengono in un certo orario possono essere influenzate dal giorno. Se è domenica, gli orari delle corse saranno più diradati, non ci saranno tutte. Quelle che ci sono magari seguono un percorso leggermente diverso. Allora, ho questa tabella calendar che descrive quali sono le tipologie di servizio, ad esempio feriale, oppure festivo, oppure prefestivo, oppure speciale, oppure Natale, le tipologie di giornata che posso avere. In modo che poi, quando definirò dei trip, dirò questo trip vale negli orari festivi, questo trip vale invece negli orari feriali. E quindi definirò anche la regola che dice in quali giorni si svolge. Solo di mercoledì, perché in quel quartiere c'è il mercato. Le casistiche sono ovviamente le più strane. Poi, e questo calendar ci dà la regola generale. Poi nell'anno posso avere delle date speciali, che sono Natale, Ferragosto, eccetera, eccetera. Allora questo ce l'ho in un file opzionale, che è il primo opzionale che abbiamo visto finora, si chiama Calendar Dates, che ci dice quando possono esserci delle eccezioni rispetto alla regola generale del calendar.txt. Quindi di fatto, se noi dobbiamo andare a fare un lookup di questa informazione, andiamo a vedere oggi è un giorno speciale, è elencato in calendar dates? Sì, se sì, allora conta lui, se no vado a vedere, sapendo che giorno è del mese, della settimana, vado a vedere in calendar e applico la regola. Sapendo quale regola vale, vado a vedere quali sono i trip che sono definiti questo giorno. Poi vediamo i dati. Da qui in poi ci interessa meno, nel senso che ci sono FAIR Attributes e FAIR Rules, che sono delle informazioni necessarie a calcolare il costo della corsa. Quindi quali sono le regole, quali sono i metodi di calcolo per sapere quanto costa una determinata corsa, il biglietto. Che sono, nel caso dell'urbano è prezzo fisso, è durata, quant'è, 70 minuti adesso se non sbaglio, 90, non mi ricordo. Nel caso invece del ferroviario ovviamente dipende dalla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo. Questo ti dà dei dati, ma non ci entriamo dentro, non ci interessa, che sono utili a mostrare quanto costerebbe quella corsa. C'è un altro file che si chiama shapes.txt, che di solito è anche abbastanza grande, che dà l'informazione dei segmenti che puoi utilizzare per disegnare
su una mappa questi percorsi. Quindi ti dà, l'agenzia può dichiarare, guarda, se tu vuoi disegnare i miei percorsi, le mie linee, usa queste shapes, sono delle poligonali essenzialmente, sono delle linee, specificando anche di che colore le hanno disegnate, le varie linee, in modo da poter ricostruire questa mappa. È informazione puramente estetica, di visualizzazione, perché l'informazione che ci serve sono sugli stop e sui passaggi. Però per evitare di doversi andare a ricostruire una mappa partendo dagli stop, non sapresti bene come disegnarla, perché avresti solamente i punti, sai che poi un mezzo passa da un punto all'altro, ma non sai che giro fa, dove passa. Poi molte volte ci sono poi delle ottimizzazioni grafiche, perché altrimenti le linee si intreccerebbero in un groviglio inestricabile. Poi ci sono altre informazioni opzionali, appunto frequencies, che dice, possono esserci delle linee, dipende poi appunto dai mezzi, da come vengono gestiti, a navetta. Immaginate una navetta che va avanti e indietro in continuazione, su un determinato percorso, non ha degli orari di partenza, parte al mattino e va avanti e indietro e a seconda del tempo che ci mette, ha dei passaggi che in media passano con una certa frequenza. Allora, in quel caso non ha senso definire dei tempi di fermata ben precisi, perché non lo so, ma non viene neppure pianificato. Non ho una serie di mezzi che viaggiano distanziati di 15 minuti o di 20 o di 30, come pianifico normalmente su una rete urbana. Allora in questo caso non vado a definire i tempi, ma definisco queste frequencies, no? Che sono dei dati, chiaramente, di media statistica, che possono essere usati per fare una previsione. Beh, in media tenderai ad aspettare, passa ogni 15 minuti. Che spesso in ambito urbano è l'informazione che noi abbiamo, che a noi interessa, la frequenza di un mezzo. In realtà sotto c'è un orario preciso di passaggio che poi di solito ignoriamo perché non viene mai rispettato, quindi è inutile che impariamo, però in realtà c'è. Così come transfer sono gli eventuali, come dice il nome, trasferimenti programmati. Cioè io ho due linee che in realtà sono diverse, ma fanno coincidenza in una stazione. I rispettivi orari sono pensati per facilitare il trasbordo delle persone da un mezzo all'altro. Allora, in questo caso qui è spiegato, cioè è esplicitato, ma sono informazioni appunto opzionali. Va bene, questo l'abbiamo raccontato a parole. Nella pratica come sono fatti questi file? Sono fatti così. Sono tutti file appunto di testo codificati in formato CSV. Cioè valori separati da virgola, comma separated values, in cui sulla prima riga di ogni file abbiamo i nomi dei campi, perché ovviamente per ciascuno di questi 10 file c'è un formato ben preciso. Ciascun file contiene certe informazioni, che tra l'altro sono definite qua. Se io qua vado nella reference, la definizione dei campi, ad esempio nel caso di agency, file agency.txt ha questi campi, agency ID, agency name, agency URL, agency style zone, eccetera, eccetera. E per ciascuno è ben documentata questa cosa, perché per ciascuno c'è proprio la spiegazione di quali sono i valori leciti, eccetera. Sulle fermate, sono più interessanti, anche più facili da capire, ogni fermata ha uno stop ID, quindi sarà un identificatore univoco della fermata. Multiple routes may use the same stop, cioè la stessa fermata può essere usata da più route diverse, e lo stop ID deve essere univoco all'interno del dataset. Quindi è ovvio che se io la chiamo fermata 136, qualcun altro in qualche altra città potrà chiamare la sua fermata 136. Questa deve essere univoca all'interno del dataset. Quindi facciamo attenzione se dovessimo mai fondere dataset diversi. Eventualmente la fermata ha anche uno stop code. Cosa dice? Un breve testo o numero che identifica la fermata per i passeggeri. Perché un conto è l'ID mio del mio database, un conto è il numero, il valore, il nome che scrivo sulla palina, sulla fermata, che potrebbe essere diverso, più semplice, no? Meno elaborato. Ovviamente per i calcoli interni, per fare le join, per fare le chiavi primarie userò questo. Nella fase di interfaccia utente, se esiste, optional, userò questo. Oppure ho il nome per esteso della fermata.
sono informazioni che poi ogni agenzia riempie in modo diverso, perché come sempre un conto è lo standard, un conto è poi come viene implementato lo standard da chi poi fornisce i dati. Eventuale descrizione della fermata, se c'è, se è necessario dire qualche cosa in più. Poi gli altri campi obbligatori sono la latitudine e la longitudine della fermata, il punto preciso in cui si trova questa fermata, per poterlo mettere, visualizzare su una mappa. E poi ci sono altri attributi opzionali, ad esempio questo zona ID serve per definire la zona, tipo urbana, extraurbana, Formula 1, Formula 2, Formula 3, che possono essere usate come discriminanti nel calcolo delle tariffe. Quindi se parlo di tariffe ho bisogno di questo. Posso avere una pagina web associata a quella determinata fermata, allora se noi poi avessimo delle applicazioni dinamiche online, mobile, che quando sei in una certa fermata ti fanno vedere certe informazioni, potrebbe essere popolata da questa URL che ti manda direttamente la pagina con l'informazione di quella fermata specifica. Poi, dicevo prima sulle fermate strutturate, c'è un location type e un parent station. Location type dice, guarda, questa fermata di che tipo è? È una fermata semplice o è una stazione? Perché ovviamente sono strutturate in modo diverso. Un conto è una pallina in mezzo alla strada, un conto è una stazione in cui si prevede che ci sia un certo interscambio tra vari tipi di linee. E allora lui dice, quando io ho delle fermate che sono fisicamente poste all'interno di una stazione, allora devo specificare un campo in più che si chiama parent station, che indica qual è l'identificatore della stazione che li contiene. Quindi in qualche modo in una stazione abbiamo uno stop generico che indica la stazione e poi tanti stop che indicano la stazione, la fermata dei treni, la fermata della metropolitana, la fermata degli autobus nell'ambito della stazione. Quindi risalendo a questo parent comune io posso capire che queste fermate sono in realtà localizzate diverse ma sono legate tra di loro. Quindi qua ci sono tutti i vari casi, una singola fermata all'interno di una stazione, una singola fermata all'esterno della stazione oppure la stazione vera e propria. Allora, se sono una stazione avrò un 1 qua in location type e non metto niente come parent station, blank. Se invece sono una fermata all'interno di una stazione, avrò stop nel location type e avrò l'ID della stazione, la quale a sua volta avrà location type uguale 1. Quindi ho due tipi di nodi nel mio grafo, se vogliamo. Poi altri dettagli, time zone, se per caso abbiamo una rete così estesa che va su vari fusi orari, allora di ciascuna fermata devo specificare quale fuso orario, altrimenti ovviamente prende l'ora locale. Se la fermata è abilitata al caricamento di disabili, che dice no, oppure sì, ma non su tutti i mezzi. A volte passa un mix di autobus e tram, sul tram posso salire, sull'autobus no, ad esempio, no? E così via. Poi questo si complica ovviamente se sono all'interno di una stazione, per cui serve l'accessibilità alla stazione e poi alla fermata. Quindi ciascuna di queste fermate ha queste informazioni e poi per ciascuna di queste tabelle, per ciascuno di questo file, ci sarà una documentazione analoga che possiamo andarci a vedere. Possiamo anche andare a leggere, ad esempio, nel caso delle fermate GTT, se andiamo a vedere le stops, si tratta di circa, no, non ti aggiorno adesso, si tratta di circa 7.000, anzi 6.998 fermate, 6.998, perché il file ha 6.999 righe, ma la prima riga contiene i nomi delle colonne, dei campi, e per ciascuna ci sono i dati che servono, no? Che sono specificati. L'ID della fermata, vedete che è un ID interno, un numeraccio, il codice breve, il nome mostrato. Non so se qua ci sia anche quella del Politecnico, è una di quelle del Politecnico, 3283, quella di Corso Castelfidardo 29,
in uno dei due versi, adesso non lo so, no? A memoria quale sia il numero. Ci dà le coordinate e ci dà, in questo caso, è uno 0 perché è uno stop vero e proprio, e ci dà anche un indirizzo, chissà cosa ci restituisce questo indirizzo, devo dire che non l'ho provato. Ci dà questa pagina con le informazioni relative a quella fermata specifica. Quindi c'è davvero. Direzione porta nuova. Questa è la fermata. Vedete che questo testo qua è esattamente quello che abbiamo visto nel file di testo. Queste sono le trip all'interno di questa fermata. Questa fermata contiene una sola route, che è la linea 12. Da questa fermata passa solo una riga 12. Queste sono le fermate, dicevo. Se andiamo a guardare le... Mamma mia, non riesco mai... Ecco qua. Se andiamo a vedere le linee, quelle che abbiamo chiamato le linee, sono le route, anche qua abbiamo 205 linee diverse. Ci sono anche linee un po' strane, poco note, però ad esempio per ogni linea ci sono le varie linee, le varie versioni, le due direzioni, qui in questo caso ci sono anche delle linee extraurbane. Ecco, vedete anche i night bus, sono tutte le linee possibili. Quali linee passano da quali fermata? Non c'è scritto. Cioè noi non abbiamo un'informazione che dice ma quella linea, la linea 10, solo cercare 10 qua è un suicidio. La linea 10 che percorso fa? Ecco, questa informazione qui non c'è. Io posso dirti qual è il percorso che fa la prima corsa del mattino della linea 10. La seconda, la terza, la quarta, e questo ce l'ho dentro stop times. Stop times è un mostro di file, sono, se non leggo male, sono 1.700.000 righe. Guardate cosa fa, mette insieme trip ID, arrival, departure e stop ID. Noi abbiamo le trip, le singole trip, che dicono per ogni route ID, quali sono le trip ID. Quindi dice, guarda, la linea 10 ha queste 7 corse, o 20 corse durante la giornata, e hanno un numero ciascuna. Ogni volta che parte l'autobus da capolinea è un numero di trip diverso. Qui per aiutarci c'è questo service ID che rappresenta il numero di linea in formato più comprensibile. E quindi qui ti dà essenzialmente, se vogliamo di nuovo farci un esempio facile da comprendere per noi, questo TRIPS ci dà le partenze dei capilinea, dai capolinea. E sono appunto 58.000. Per ciascuna partenza ho questo service ID, che è l'ID di quella corsa specifica, che viaggia su quella linea specifica, scusate, non service ID, trip ID, quella corsa specifica che viaggia su quella linea specifica. E quali sono le sue fermate? Ce l'ho in stop times, solo qui. Okay? Perché mi dice che quel trip ID, quella corsa, ferma in questa fermata, stop ID è qua, a questo orario, e qui mi dà l'orario di arrivo e l'orario di ripartenza, che nel caso di fermate al volo sono coincidenti, in alcuni casi può fare una fermata, aspettare 3 minuti e ripartire, soprattutto succede nel caso delle stazioni ferroviarie un pochino più grandi, no? Di distinguere di un minuto o due l'orario di arrivo e l'orario di partenza. E poi mi dà un altro dato importante, che è lo stop sequence.
Cioè questa è la 43esima fermata di questo trip all'interno, quindi questa fermata qua, la 512.33.007, è la 43esima di questo trip, 5255. E se io evidenzio il trip ID, vedete che 5255 fa molte fermate, e dovrei andare a cercare il numero 1 per vedere da dove parte. Quindi è il numero d'ordine delle varie fermate, che ci permette, ovviamente facendo una query, di vederle in ordine. Però questa informazione, le fermate che faccio una dopo l'altra, le fermate sono qua, gli stop sono questi. Questo è l'ordine in cui le faccio, non sono, e questo è poco intuitivo, non sono associate alla linea, alla route, non sono associate, ma sono associate al trip, cioè alla singola corsa. Questo di fatto permette di far sì che ciascuna corsa possa fare un percorso diverso. Cioè quello che parte alle 5 del mattino e quello che parte alle 5.10 potrebbero fare le fermate diverse. In teoria potrebbero addirittura fare percorsi completamente diversi per come è strutturato questo dataset. Noi poi ovviamente sappiamo che non è così. Però nel costruirlo hanno pensato alla flessibilità massima. Questo ci rende un pochino più difficile per noi ricostruire il concetto di linea. Qual è il percorso della linea 10? Devo andare a vedere tutte le trip della linea 10, tutte le trip, quali fermate fanno, in che ordine fanno, e poi cerco di mettere insieme questa informazione. Magari coincidono tutte, magari ci sono delle variazioni, quindi diventa un pochino più difficile ricostruirlo a posteriori. Però vi ho detto che non ci sarebbe piaciuto. Così l'hanno fatto. Quindi, immaginandoci di voler lavorare con questi dati, ci dovremmo apprestare a leggere questi mostri di file di testo e costruirci tanti bin, e uno per ciascuno di questi 10 file, vabbè, magari le shape, le fair, che se frega perché tanto non le useremo. Ma per questi 4-5 principali, leggersi la route, il trip, lo stop, lo stop time, questi non ce li toglie nessuno. Quindi guarda, questa immagine riassume semplicemente quali sono le principali relazioni, ma che abbiamo già detto a parole. C'è un agency che contiene delle route, su ogni route viaggiano dei trip, e ogni trip contiene dei stop times, che sono le singole fermate all'interno di queste trip. Il trip può essere vincolato alle regole di calendario, che non abbiamo guardato, e a ogni trip può essere associato uno shape che decide, che definisce qual è la forma del suo percorso. Di nuovo, lo shape è definito a livello del singolo trip e non della route. Queste sono le relazioni principali. Allora, come gestire questa cosa? Allora, ovviamente prima di scrivere il codice a mano, si cerca un attimo e si scopre che esiste già una libreria che può trattare queste informazioni. Un grosso progetto open source che si chiama OneBusAway. Questo OneBusAway è un progetto molto ampio, che di fatto è un sistema informativo per i trasporti quasi pronto, lo puoi prendere, customizzare, costruirci le tue versioni all'applicazione mobile, al sito web, all'integrazione con i veicoli, cioè una serie di funzionalità in più. In particolare tutto il sorgente è disponibile qua su GitHub se uno vuole farsi del male. È tutto in Java e ovviamente è centrato sulla possibilità di leggere e fruire dei dati in formato GTFS. Quindi di questo progettone, giusto per farvi vedere nel momento in cui voi provate ad importarlo, questi sono i progetti Eclipse che lui vi tira giù. Non sono tutti, sono solamente quelli della libreria principale, poi ci sono le varie applicazioni che uno si può voler scaricare a parte, no? Quindi è sicuramente intimidatorio come approccio, però è fatto bene. Ha molte cose che a noi non interessano, nel senso che costruisce proprio il sistema di gestione, di visualizzazione, tutte le interfacce utente, eccetera, eccetera.
Ma in particolare, ovviamente, loro cosa hanno fatto per poter lavorare? Hanno dovuto scrivere una libreria che fosse in grado di leggere questi file GTFS, scusate, questi file, sì, GTFS, questi file di testo, formato CSV, e creare un database, travasare questi dati in un database relazionale, che ha questa struttura, che non si legge questa slide, ovviamente, ma queste sono le varie tabelle. E ciascuna di queste tabelle corrisponde grosso modo a uno dei file del GTFS, e poi ci sono delle relazioni che sono state implementate appunto come chiavi esterne in SQL che legano già tra di loro i vari campi, cosa che nel file di testo non c'è, cioè tu devi andare a prendere il numerino e andare a confrontarlo dall'altra parte. Quindi questo lavoro di costruire una base dati che rappresentasse le informazioni del GTFS sotto forma di database, questi signori l'avevano già fatto. Non solo, hanno anche messo a disposizione un programmino sé stante, quindi anche se non ci scarichiamo tutti i progetti, è sufficiente questo programmino, Hibernate CLI, CLI sta per Command Line Interface, quindi un programmino a linea di comando, che legge, tu gli dai in pasto una cartella contenente tutti i file GTFS, gli dai un indirizzo di connessione JDBC, quindi una URL che indica un database, lui legge i file TXT e crea il database corrispondente in SQL. Qui c'è una linea di comando di grossa così, la scrive tutta di fila, in cui devo, questo è GTFS Database Loader Name, è l'applicazione da lanciare. Dal via linea di comando, chiaramente per fare in modo che Java possa trovare tutto ciò che gli serve il jar che contiene ovviamente l'applicazione, più il jar del MySQL connector, e poi gli passo come parametro driver class, cioè il driver da usare, la URL da usare, che contiene ovviamente il nome del database, che deve essere già stato creato ma vuoto, quindi devo creare il database con nessuna tabella dentro, le tabelle ce le crea lui, ma il database deve già esistere, se no si arrabbia, le credenziali di accesso al database. In questo caso c'è il punto per dire i file sono nel directory corrente, o se i file GTFS, tutti i TXT, fossero nel directory diverso, avrei di specificare in quale directory. Lo lanci e lui lavora. Lavora e crea tabelle. Io, quello del GTT non l'ho ancora visto finire, non si è mai provato stamattina a lanciarlo, poi l'ho interrotto, e a metà dell'importazione aveva già importato circa 1.400.000 stop times, 200.000 stop, però vedete che altre tabelle sono ancora a zero. Quindi è un'importazione, adesso la completerò così vi metto poi a disposizione il database, già fatto in SQL, quindi non vi infliggo il passaggio da questo convertitore, vedete direttamente gli SQL aggiornati a quest'anno, quelli che sono sul sito sono aggiornati l'anno scorso, ma le linee ovviamente cambiano. Mentre invece è un'operazione praticamente istantanea, cioè pochi secondi, l'importazione invece dell'SFM, del servizio ferroviario metropolitano, dove i nomi delle tabelle non ci spaventano, perché agencies sarà il file agency. Se andiamo a vedere i dati, contiene l'ID dell'agenzia, il nome, e questi sono in questo caso sul servizio ferroviario ci sono alcuni treni della GTT e alcuni treni di Trenitalia, quindi sono queste due agenzie che forniscono il servizio. Come abbiamo detto, le stops, queste sono le fermate, l'agenzia che serve quella fermata, l'ID della fermata, quindi l'ID univoco, vedete che di molte ci sono doppie, Alba B, B sta per bus. Cioè gli autobus che fermano di fronte alla stazione. È abbastanza frequente, in alcuni orari dove c'è meno gente, sera, tardi, mattino presto, la corsa viene fatta via autobus anziché via treno, perché costa meno e avere un treno che gira semivuoto è antieconomico. Il nome visto dall'utente, eventualmente le descrizioni, vedete che c'è scritto fermata bus sostitutivo a fianco di questa. Direzione, in questo caso è null perché nel treno la fermata è sempre bidirezionale, nella stazione è sempre le due direzioni, le coordinate di latitudine e longitudine e basta.
location type sono tutte 0 nonostante siano stazioni, perché sono stazioni semplici, roba in mezzo al nulla in cui il treno si ferma. Questi sono gli stops. All'interno degli stops abbiamo detto, andiamo passo avanti, sono le route. Le route sono qua, non sono tante, per fortuna, sono, quante sono? 15. Che corrispondono, dovrebbero corrispondere a questo disegno qua. No, anzi, in realtà questo disegno ne fa vedere 8, 9, scusate. 1, 2, 3, 4, 6, 7, A e B, no, sono 8. Perché manca il 5 e ce l'ha il B, oltre ai numeri dall'1 al 7, tanto per semplificarci la vita. Ognuno di questi ha un colore diverso e rappresenta una linea diversa. Vedete che alcuni stop, tipo Tornestura, Rebaudengo, Porta Nuova, Porta Susa, Lingotto, eccetera, sono comuni tra moltissime di queste linee, e la maggior parte invece delle altre stazioni sono a raggio, a raggiera, servite da una linea sola. Queste dovrebbero essere rappresentate tutte qua, quindi c'è l'SFM2, anzi partiamo dall'inizio, l'SFM1 non l'ha messa qua sotto, dove è splittata e divisa in due linee, SFM1 e SFM1 Pont, dove la 1 è questa qua, perché c'è la linea principale, che è questa qua arancione, che va da Chieri fino a Rivarolo, e poi c'è un'estensione che va fino a Pont Canavese. È sulla stessa linea, ma i treni sono diversi, no? E quindi sono corse diverse, indipendenti tra di loro. Dal punto di vista dell'utente viene percepito come un percorso unico, ma in pratica sono due linee diverse, no? Questo succede praticamente in tutti i casi in cui ci sia un tratto di linea molto poco utilizzato, o poi in questi due casi qua, del nord, qua sopra Germagnano, sopra Rivarolo, c'è una contingenza molto, molto pratica, che fino a Rivarolo la linea è elettrificata, da lì in poi invece si va col diesel perché non ci sono le linee elettriche, quindi devi per forza cambiare mezzo, no? E quindi sono due linee diverse. Qui c'è una motrice elettrica che vanno avanti e indietro, e da qui in poi ci sono motrici diesel, e la stessa cosa succede da questa parte qua. E quindi sono due linee, devono essere trattate in modo completamente diverso. Poi la 2. La 2 bus, in alcuni casi ci sono i bus sostitutivi già pianificati. Qui non parliamo del bus sostitutivo quando c'è l'emergenza, quando c'è l'incidente, è quello che in quel determinato orario, in quel determinato giorno, il servizio viene fatto via autobus anziché via treno, e così via. Poi ci sono le altre 3, 4, 6, 7, B e la A, che è la cosiddetta Torino Ceres, che dovrebbe andare, dov'è la quella verde, no, quella blu, che dovrebbe andare all'aeroporto, che però continua anche dall'altra parte. Allora, queste sono le linee, quindi ce ne sono indicate, abbiamo detto 8 dal punto di vista utente, ma dal punto di vista pratico e organizzativo sono 15. E questa differenza la fanno le tratte aggiuntive e la fanno i bus sostitutivi e cose del genere che aggiungono. Prendiamone una a caso. Quale ci piace di più? Prendiamo questa, SFM1, solo perché è la 1, eh? Non voglio prendere quella che prendo io, allora ne prendiamo una diversa. E andiamo a vedere quali trip ci sono. Allora, l'SFM1, route, ok, ha come ID proprio SFM1. Questi dicono tutti stringhe. Quindi, no, stops, le trips, lo vado a vedere. Allora, per sapere quali sono i viaggi di questa fermata, di questa linea, devo andare a prendere dove è andato? La colonna quindi la trip mi deve dare la route ID. Allora, lo ordino, ecco, ho scelto l'uno perché in ordine alfabetico mi viene subito per prima. Quindi, se io vado a prendere tutte le trip che hanno come route ID SFM1, ho tutte le corse su quel percorso che vanno fino a qua.
Questo è il nome del treno. Per ciascuno di questi, prendo questo qui a caso, e tra l'altro qua poi a fianco c'è il codice che dice in quali giorni circola, ma per ora non ci interessa, posso andare a vedere quali sono le fermate, stop times. Il stop times mi dice che mi fermo in una certa fermata, un certo trip si ferma in quella fermata. Se io vado a cercare, dunque, come si chiamava quello che avevo trovato prima, ce l'ho copiato, quindi fatemelo leggere, 4108/09, SFM, ce l'avevo quindi, no, qui non ce la fa, faccio una piccola query, from stop times, where stop id si chiamava, uguale questo. Cosa ho fatto che non vuoi? Trip id. Scusate. Ok, questo è il percorso di quel trenino che abbiamo scelto. Quindi abbiamo scelto una linea, SFM1, all'interno di SFM1 abbiamo scelto un trip, una corsa, e queste sono le fermate di quella corsa. Fermate che in sequenza, 1, 2, 3 fino a 13, sono 13 fermate, compreso il capolinea di partenza e quello di arrivo, che toccano le seguenti stazioni, che sono elencate in stop ID. Questi sono i dati che abbiamo, già in formato SQL. Ok? E già con tutte, vedete che qua ci sono le chiavette verdi, sono state create già automaticamente le chiavi esterne per poter andare a recuperare i dati più comodamente nell'altra tabella. Ok. Allora, se vogliamo mangiarci queste cose in Java, ovviamente il primo passo da fare sarà costruirci dei bin, che incapsulino, magari non tutti, ma i dati principali di queste tabelle. Allora, anche qua io ho scelto la via un pochino più dolorosa nel breve termine, ma più redditizia nel medio termine, che è quella di andare a spulciare all'interno di questo progetto dicendo: ma questi qui un model ce l'avranno, no? Allora, sono andato a spulciare questo e sono andato a estrarre dal loro model queste classi. Questo è un mio progetto in cui ho preso le classi che erano nel model del GTFS, ho tolto un po' di cose perché in realtà loro accedevano al database non come facciamo noi direttamente via JDBC, ma avevano un livello di ORM, una libreria che si chiama Hibernate, che fa la conversione automatica tra modifica degli oggetti e query SQL, no? Ovviamente noi queste cose non usiamo, quindi ho dovuto un attimo ripulire questi bin perché avevano degli attributi, delle interfacce in più implementate. Ma è sempre più facile ripulire qualcosa che esiste rispetto a costruirlo da zero. E quindi mi sono trovato con un po' di lavoro minimo queste classi che fanno parte, non ho modificato il package ovviamente, org one-by-away GTFS model, dove c'è dentro, andiamo a vedere il nostro root, ad esempio, contiene ciò che ci aspettiamo, cioè tanti campi già sul tipo Java corretto che corrispondono al valore alle colonne della tabella. Stessa cosa, sono gli stop times, ci sono tempo di arrivo, tempo di partenza, e poi per quanto riguarda le relazioni esterne, qui non ho il trip ID, ma ho già direttamente un oggetto di tipo trip, in modo da poter collegare direttamente questi dati. Quindi ho già pronti dei bin, vedete che poi alla fine hanno implementato i metodi get e set, sono ormai dei bin di modello, già implementati. Io di questo codice qui non ho scritto nulla, semplicemente preso da quel progetto e appunto, come dicevo, ripulito un po' dalle interfacce, c'era tutta la parte di logging che ho tolto, per avere qualcosa di più semplice per noi.
e più un'altra parte invece che serviva per il calendario, i calendari delle corse, non è il calendario Java di date. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Un database che già leggendo i dati GTFS abbiamo già pronto in SQL, una serie di classi di partenza che possiamo usare come BIM per accedere ai dati. Allora, da lì costruire un DAO per leggere questi dati è abbastanza facile. A questo punto. Ad esempio, io qua userò, ho provato a implementare alcuni metodi solo per appunto, provare l'accesso al database dell'SFM, chiaramente questo qua è un po' più piccolino, che comunque ha già le sue dimensioni, per avere le agency. Quindi posso avere un metodo che mi tira fuori l'elenco, il set di tutte le agency che sono specificate nel dataset. Quindi selezione delle agency, fai la query e poi ho dei metodi che prendono, in questo caso ho semplicemente incapsulato in un metodo build agency tutta l'operazione di andare a prendere le varie colonne, andare a infilare e creare il bin con le varie colonne per non sbrodolare troppo il codice, visto che ci sono tanti campi. Per separare la parte di loop sulla tabella dalla parte di costruzione dell'oggetto, ma se vogliamo non c'è nulla di speciale. Come se ci fossimo fatti noi Bing a questo punto. Ecco, un pochino più complicate, ecco, su Build Agency ho messo solamente i campi che mi interessavano. Vedete che su Build Agency ho messo questi tre campi, ID, nome e poi un to-do. Ci sarebbero tanti altri campi che adesso non ho voglia, no, di inserire perché non mi servono. E la stessa cosa, ci sono le fermate, quindi ha una collection di fermate, eccetera, eccetera. Queste sono le parti più facili, no? Alcuni metodi non sono implementati. E quindi qua, non guardate ancora questo metodo, che lo guardiamo dopo, e provando proprio come test. Ovviamente poi questo codice ve lo condivido in modo che domani possiate cannibalizzarlo in laboratorio. Leggo le agency, le stampo e per ciascuna agenzia trovo le fermate gestite da quell'agenzia. Quindi in questo caso io posso eseguirlo e mi dirà che ci sono due agenzie. Una è Trenitalia, l'altra è GTT. Trenitalia non è proprietaria di nessuna fermata, non si capisce perché però. E mentre GTT le ha tutte. In realtà c'è una relazione tra agenzia e stop, ma poi quella che conta di più è tra trip e agenzia. Cioè quella corsa poi, o quella rotta, chi è gestita? Nella pratica. Però, visto che le varie stop sono subordinate all'agenzia, ho dovuto fare questo solo doppio livello di query, e questo fa vedere i dati che ci interessano, cioè l'elenco delle fermate dell'SFM, che sono le stesse, quante erano, 100 e qualcosa, le stops, 132 fermate che abbiamo visto qua sul database. Quindi fin qua nulla di strano. Le cose si complicano, è l'ultima complicazione della giornata, anche se è una complicazione un po' pesante, è immaginiamo di voler creare, come abbiamo fatto per le countries, no? Un grafo in cui le stazioni, le stop siano i nodi e ci sia un arco da due stazioni se queste sono collegate. Quindi ricostruire a livello di grafo quella che è la mappa effettivamente di questo SFM. Ma allora, concettualmente non è difficile, nel senso che io prendo, mi sono fatto una classe model in cui posso avere l'elenco delle agenzie, l'elenco degli stop, che sono quelli che abbiamo appena visto nel DAO, e vabbè, lo posso caricare andando a interrogare i metodi del DAO. Qui fin qui nulla di strano.
E anche costruire il grafo non è poi così complicato. Nel senso che io potrei dire, ok, il grafo è fatto di tutti gli stop. Guardate questa istruzione qua, la riga 45, dice il grafo, che sarà un grafo in questo caso orientato, perché il transito è ovviamente nelle due direzioni diverso. Il grafo orientato è fatto di tanti vertici, che sono tutte le fermate, tutti gli stops. E poi per ogni coppia di vertici, qui ho usato il metodo proprio becero, per ogni coppia di vertici li prendo uno a uno e mi chiedo, questi due vertici sono collegati? Cioè nel senso che esiste un collegamento tra S1 e S2? Se sì, aggiungo l'arco da S1 e S2, ad edge, da sotto. Fine. Concettualmente è banale, no? Dobbiamo sempre riuscire a... Nonostante i dati siano massicci, siano molto complicati, riusciamo sempre a mantenere la visione di cosa vogliamo fare. Il casino, dov'è? Casino è il termine corretto, è disconnected. Come faccio a sapere se la stazione tal dei tali e l'altra, uno stop e un altro stop sono collegate? A parole, come me lo direste? Con i dati come sono strutturati così? Stop, root, trip, trip times. E allora devo rispondere, la stazione di Settimo è collegata a quella di Torino Stura? Sempre per stare sull'SFM1? Sì o no? Sì, perché? Perché esiste almeno una corsa di almeno una linea che contiene quelle due stazioni consecutivamente nell'ordine giusto. Giusto? Io le informazioni che ho vere sono trip times. Allora, trip times mi dà l'ultima colonna, che era il numero d'ordine della fermata, mi dice in che ordine vengono toccate le fermate. Allora io devo trovare una qualunque, se esiste almeno un trip, i cui trip times contengano le due stazioni che mi interessano, l'S1 e l'S2, consecutivamente. In cui, quindi, l'ordine di fermate in S1 sia uguale all'ordine di fermate in S2 meno 1. Quindi ferma in S1 alla fermata 7 e ferma in S2 alla fermata 8. Allora, se esiste almeno un trip i cui trip times siano fatti così, allora posso dire che quelle fermate sono connesse. Questo indipendentemente dalle route. Cioè, mi dice che esiste almeno una linea che ferma in quelle due stazioni, perché io ho fatto la ricerca, lo sto descrivendo a livello di trip. Almeno una linea, almeno un trip sottinteso di almeno una linea, non mi interessa quale sia la linea, non mi interessa quale sia la route in questa fase, per chiedermi sono connesse o non sono connesse. Se mi interessasse anche la route, beh, la cosa si complica, perché anziché un grafo, starei facendo un multigrafo etichettato in cui tra ogni coppia di stazione devo mettere il nome della linea che ci passa, e possono esserci archi diversi, perché dicono, beh, da questa stazione a quest'altra puoi andare con la linea 10, con la 12, con il 58, quello che sarà. Allora, questa cosa qui, questa operazione non è immediata, nel senso che ha portato a questa query. Che appunto non è delle cose più piacevoli che si possono inventare al mattino quando uno si alza. Dovrei avere da qualche parte, ah no, in Eclipse mi avevo salvato la query pulita. Logs qua.
Forse è un po' piccola, vero? Non si legge molto. Proviamo a incollarla qua. Oppure fate un attimo. Datemi un secondo. Salvo solo da qualche parte in formato, solo per avere i colori, con un'estensione SQL. Allora, io ciò che vado a fare, da dove parto? Parto di qua. Dove sono i punti interrogativi? Qua. I punti interrogativi sono i parametri con cui lavoro. Cioè, mi sto chiedendo se S1 è collegato a S2, ok? Se esiste un cammino da S1 a S2, qui è un cammino, perdono, una connessione diretta. Cammino l'avevamo usato per pensare alla connessione con più. Allora, la fermata è sempre fatta dalla coppia agenzia e stop, perché lo stop potrebbe essere diverso, cioè potrebbero essere ripetuti i numeri, non univoci, ci sono più agenzie diverse. Quindi stop 1 ha il suo agency ID e stop 1 ID. Stop 2 ha un agency ID e una stop ID. Okay? Quindi questi punti interrogativi ci vado a mettere il valore di S1 e di S2. E mi chiedono, esistono queste due fermate tali per cui stop times 1 e stop times 2, allo stop times 1 sono i tempi di fermata del di una riga e stop times 2 sono i tempi di fermata di una riga successiva. Allora mi chiedo se la riga successiva ha un numero di sequenza che è esattamente uguale a quello della riga precedente più 1. Allora, quando io ho un database relazionale e devo confrontare due righe della stessa tabella, voi sapete che è un casino perché devo fare la join di una tabella con se stessa. Perché in SQL non è possibile. Posso confrontare le varie colonne della stessa tabella, ma non due righe diverse della stessa tabella. Allora, di fatto, mi creo due copie virtuali della stessa tabella, le metto in join, dove la condizione di join è sull'uguaglianza di alcuni campi delle righe. Infatti, vedete che il from è particolarmente inquinato, nel senso che io ho gli stops due volte. Stops, stop 1, stop 2. Le due fermate. Due volte la stessa tabella. La prima volta mi serve per selezionare la fermata di partenza, la seconda la fermata di arrivo. Poi di queste stops devo andare a vedere i trip e di ciascun trip gli stop times. Gli stop times della prima e della seconda. Quindi questa è la logica. Prima stazione, seconda stazione e i due stop times sono consecutivi dello stesso trip. Sotto ho tutto il pacco di condizioni di join. Condizioni di join mi dicono che allora join tra tabella stop e stop times versione 1, quindi agency ID di stop e di stop times sono uguali, ID stop ID di stop e di stop times sono uguali, quindi il join tra stop e stop times. Quindi sto andando a vedere le fermate nella stazione 1. Gli stop times 1 sono quelli della stazione stop 1. E poi anche il join tra il trip e stop times. Cioè questo stop time deve essere di quel trip lì, non di un altro trip. Il trip che deve essere lo stesso identico dello stop times 2. Vedete che tutto è duplicato, stop è duplicato, stop times è duplicato, ma trip no. Perché una corsa che deve toccare le due stazioni in due tempi consecutivi. Quindi il trip è unico, è quello che tiene insieme il tutto. Quindi, qual è lo stesso trip? Se vogliamo partire dal trip, io ho un trip che ha due tempi di fermata, stop times 1 e stop times 2, che sono consecutivi, e ce l'ho qua in linea 9, e questi due tempi di fermata sono rispettivamente nella stop 1 e nello stop 2, che sono uguali a quelli che ho passato come parametro al punto interrogativo.
fa male, ma digerita un pezzo per volta non è complessa, è solo spalmata su 5 tabelle di cui una è centrale e le altre due sono a due coppie. Questo è un modo, ci sono altri 100. Quindi in questo caso io ho pensato di semplificare al massimo, mi è venuto così, il codice Java, prendendo una coppia di stazioni per volte e poi mi dà una query che, data quella coppia di stazioni, mi dice se questo può restituire una riga o nessuna, se c'è o non c'è. In realtà non è vero, una riga, anche più di una riga, perché potrebbero esserci più trip che hanno quel collegamento. Se ce n'è almeno uno, allora li considero collegati, se non c'è nessuno li considero non collegati. Questa query, tra l'altro, ha un suo tempo di esecuzione non trascurabile. Però fa il suo mestiere, nel senso che se questa cosa qua la andiamo a vedere inserita nel suo contesto, cioè nel DAO, listConnected riceve stop 1, stop 2, questa è la query di prima, gli inietta dentro lo stop ID e l'agency ID dello stop 1 e 2 al posto dei punti interrogativi, fa la query e dice l'ho trovata oppure no. Se l'ho trovata, ritornerò di sì e il modello aggiungerà l'arco al grafo. Quindi è tutto bello pulito finché uno non vede la query. Se proviamo a eseguire questo, prima avevamo eseguito il metodo di test del DAO che semplicemente caricava gli stop. Adesso proviamo a eseguire un metodo di test del model che non fa altro che chiamare questo build graph. Allora, questo sta eseguendo le varie query. Quando sembra fermarsi, in realtà sta facendo le query e non sta trovando nessuna trip. Okay. Le stazioni sono 130. 100 qualcosa. Le coppie di stazioni che stiamo considerando sono 130 al quadrato, quindi siamo intorno ai 15.000 o giù di lì. Query fatte in rapida successione. Quelle che stampiamo qua sono gli archi che stiamo creando perché la query ha dato esito positivo. Ovviamente ci mette un certo tempo perché le query sono tante e perché abbiamo dei punti di inefficienza che affronteremo tra breve. Tra l'altro, con questa implementazione quello che scopriamo è che il programma non arriva alla fine, perché la libreria di rete di Java non ce la fa alla fine, sto aprendo e chiudendo troppi socket, troppe connessioni e non ce la fa a gestire tutto, quindi a un certo punto si pianta. Però diciamo, il lavoro dal punto di vista funzionale è corretto, è un po' lento, sta costruendo il grafo, quello stiamo facendo sulle 100 stazioni, se lo facessimo sugli autobus che sono 6.000, sarebbe un altro, quindi forse bisogna trovare dei modi migliori. Ecco qua, si è piantato, ma non perché ci sia un errore nel programma, ovviamente si pianta in modi diversi, perché a un certo punto Java Network Exception, quello che succede è che la libreria Java ha un numero finito di socket a disposizione, cerca di usarli, poi ovviamente chiude le connessioni, la riapre, la chiude, la riapre, però ha bisogno di un certo tempo prima di liberare il socket, perché la connessione deve chiudersi tramite uno scambio di pacchetti TCP/IP, e quindi arriva un certo punto in cui un certo numero di connessioni aperte si ingolfa e non riesce a liberarle, per cui dovrei o metto delle pause aggiuntive nel programma, che non mi sembra il caso, oppure devo trovare un modo per fare le stesse cose aprendo meno connessioni. Fare tante query con poche connessioni è un argomento che affrontiamo giovedì. Questo è però la parte di lavoro, il progetto su cui già potete cominciare a lavorare domani, eventualmente per provare, tagliando, buttando via molte stazioni dal database, cancellandole, se vedete che vi dà questo problema.